Qualche giorno dal lancio ufficiale che si è tenuto in Spagna di questo Zenfone 6 ho finalmente anch'io l'opportunità di fare un video hands-on e il nuovo smartphone flagship di Asus, il nuovo Zenfone per il 2019, un modello unico, quindi da tutta la gamma che c'era prima adesso si è ridotto a un solo modello, e questo perché Asus non è andata benissimo sugli smartphone nel 2018, aveva avuto una perdita fortissima proprio sul segmento ultra mobile e hanno deciso di fare un completo ripensamento per quanto riguarda la strategia proprio su questo specifico comparto merceologico. E questo è il prodotto che hanno creato, ve lo anticipo subito, è uno smartphone che segna una cesura, un cambiamento completo di rotta rispetto al passato, non solo dal punto di vista strategico e quindi di posizionamento di mercato, ma anche per quanto riguarda il design e il contenuto tecnologico. Lo vedete subito, è uno smartphone bezel-less su tre lati, tutto schermo, con un display da 6,4 pollici, IPS, quindi non è un display OLED, mi verrebbe da dire purtroppo, è comunque un IPS di ottima qualità, con una luminanza di ben 600 candele ed una fedeltà colore del 96% NTSC e del 100% DCI-P3. Uno schermo quindi molto luminoso, brillante, che potete utilizzare tranquillamente anche all'aperto, sotto la luce solare e con una fedeltà colore adeguata alla riproduzione multimediale. E poi, utilizzando queste cornici ultra sottili che chiamano Nano Edge e che ritrovate anche sui notebook Asus, hanno ottenuto uno screen to body ratio del 92% e veramente quasi tutto schermo frontalmente. C'è poi un rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass 6 che va a proteggere questo pannello dai raschi e dagli urti. In alto c'è lo speaker per le chiamate e avrete notato che non c'è una camera. E questo perché questo smartphone è il primo al mondo, dice Asus, con flip camera, una camera che si ribalta dalla parte posteriore al frontale. Vi mostro un po' come funziona. Se passiamo alla camera per i selfie, la camera si ribalta e quindi la camera posteriore diventa la nostra camera frontale. E qui all'interno abbiamo anche l'indicazione flip camera con il nome proprio di questo particolare meccanismo. Ora, se siete dei lettori di Notebook Italia, ricorderete che in realtà degli altri produttori avevano realizzato smartphone con camera ribaltabile come Blubo e Doji, ma si tratta di smartphone cinesi di seconda fascia. Quindi Asus è la prima dei grandi produttori a portare sul mercato uno smartphone con questo sistema. Si era parlato quindi di uno slider oppure di smartphone con notch molto ridotti per i nuovi Zenfone 6, bene, Asus ha deciso di abbandonare quei progetti per concentrarsi su questo, della camera flippabile, che ha il vantaggio, come vi ho detto, di questo design molto pulito, ma ha anche lo svantaggio di dover impiegare un sistema meccanico all'interno per poter favorire questa apertura. Ma ve ne parlo meglio in seguito. Le dimensioni sono di 15,9 cm per la lunghezza, di 7,54 cm per la larghezza, quindi è abbastanza largo, ma soprattutto è lo spessore di 9,1 mm che rende questo smartphone un po' più ingombrante rispetto alla media, e questo non solo per il particolare meccanismo della camera ribaltabile, ma anche perché hanno integrato all'interno di questo Zenfone 6 una batteria da ben 5000 mAh, quindi una batteria molto capiente. Vi faccio notare questo scalino con il quale hanno inserito però il pannello all'interno del frame e quindi all'interno del device, uno scalino che di solito troviamo sugli smartphone più economici, una soluzione che non mi piace e avrei voluto non vedere su questo Zenfone 6. Uno smartphone che, come vedrete nel corso di questo hands-on, purtroppo scende spesso a compromessi dal punto di vista del design. C'è comunque un frame in metallo con qui un carrellino per SIM card, ospita due SIM card e una micro SD, quindi è uno slot con tre vani ed un dual SIM dual standby. In alto qui c'è il meccanismo per la camera flippabile con il forellino del microfono, abbiamo inserti in plastica con fusione ad iniezione per le antenne un po' su tutto lo chassis.
Qui sul lato destro poi abbiamo questo bottone che è una novità, è uno smart key associato all'assistente di Google, un bilanciere del volume e il bottone di accensione con questa colorazione blu. Questo dettaglio blu lo ritroviamo anche su altri particolari del design. Ancora inserti per le antenne e poi sul fondo troviamo questo speaker che utilizza tecnologia 5 magneti tipica di Asus per migliorare la portata e il volume dell'altoparlante nonostante le piccole dimensioni. E poi qui al centro c'è una porta USB-C che supporta la ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4.0 ed un jack audio. Lo speaker non è l'unico perché questo smartphone ha un sistema stereo di altoparlanti, utilizza lo speaker qui in basso abbinato allo speaker telefonico per avere un audio stereofonico e impiega anche un dual smart amplifier marchiato NXP per andare a migliorare, quindi aumentare il volume senza però andare a distorcere il suono. E sul retro potete vedere, non assomiglia agli Zenfone del passato, soprattutto manca la finitura span finish, quella finitura cerchi concentrici che sempre caratterizza le macchine Zen, i notebook e anche gli smartphone. Sembra quindi sul retro proprio uno smartphone cinese con curvature a 3D e rivestimento in vetro. Assomiglia veramente moltissimo agli smartphone Lenovo, per esempio. Quindi con questo nuovo Zenfone 6 Asus si richiude in una nicchia di mercato con una soluzione tecnologica un po' particolare e con scelte di design meno originali e meno ricercate rispetto al passato. Al centro della cover abbiamo un sensore di impronta capacitivo. Trattandosi di un IPS non hanno potuto inserire un sensore in display fingerprint e poi qui in alto abbiamo la dual camera flippabile, come vi ho mostrato, con sensore principale Sony IMX586. Ora, se non conoscete questo sensore, veramente popolarissimo, ne abbiamo parlato tantissime volte perché è montato su moltissimi smartphone, adesso si trova anche su smartphone di fascia media cinese, bene, vi ricordo le sue caratteristiche. Ha una risoluzione molto elevata da 48 megapixel, ma per ottenerla devono utilizzare pixel di dimensioni abbastanza ridotte, da 0,8 micrometri, e per ovviare alle basse performance in low light vanno a combinare 4 pixel in uno con la tecnologia di quad bayer per avere scatti ottimi anche in low light, e i risultati sono veramente eccellenti e hanno reso questo sensore il sensore al top attualmente sul mercato. L'apertura è di 1,79. C'è il focus laser e c'è il focus PDAF on chip. E poi qui di lato abbiamo la camera secondaria con una risoluzione di 13 megapixel grandangolare. Permette di avere una inquadratura di 2 volte più ampia rispetto all'ordinario. Non c'è stabilizzazione ottica, c'è una stabilizzazione soltanto elettronica, e questa è una delle grandi mancanze di questo Asus Zenfone 6. E vi faccio notare qui al centro della cover nuovamente questo dettaglio in blu con il logo Asus. Apriamo le informazioni di sistema perché vi voglio parlare un po' anche di cosa c'è dentro questo Zenfone 6 e troviamo Android nella versione 9 con in cima la Zen UI 6, una Zen UI che rispetto al passato, sapete, questa UI era famosa per essere molto carica di software spesso indesiderati, e a partire dall'anno scorso hanno cercato di semplificarla e di alleggerirla per renderla molto più veloce e reattiva. Con questa versione 6 proseguono in quel trend e poi hanno aggiunto tutta una serie di funzionalità basate sulla AI. Una tecnologia che chiamano OptiFlex, che va ad intercettare le abitudini di utilizzo delle app e quindi a liberare risorse per concentrarle sulle app di maggiore utilizzo, e anche AI Boost, una tecnologia basata sull'AI che va a migliorare le prestazioni quando ne avete bisogno. C'è anche un tema scuro che però mi sembra abbastanza inutile su un display IPS, sarebbe stato molto più utile su un display OLED, forse avevano in programma di usare un display OLED e non ci sono riusciti.
Ora, questo particolare meccanismo richiede, come vi dicevo, ben 13 motori e poi c'è un perno di soli 2 mm, quindi abbastanza piccolo, che permette di ribaltare appunto la camera. Ma come tutti i meccanismi meccanici è soggetto ad usura, quindi con l'uso tende a rompersi. Dicono che l'hanno testato per centinaia di migliaia di cicli, sembra 200.000, anche se non hanno mai dato un dato ufficiale. E comunque una componente che va tenuta sotto osservazione perché potrebbe rompersi. E l'altra considerazione che voglio fare è che questo particolare meccanismo potrebbe consentire l'ingresso di polvere ed acqua, e questo smartphone non è IP68 o IP67. L'elemento da flip camera è poi realizzato in metallo liquido, un metallo molto resistente ma anche molto leggero. All'interno di questo Zenfone 6, in termini di piattaforma hardware, abbiamo processori Qualcomm Snapdragon 855, l'ultimo superprocessore della casa californiana, fabbricato a 7 nanometri, e questo ha permesso di aumentare le prestazioni del 45% in calcolo e del 20% per la GPU, senza però aumentare di troppo i consumi, e quindi una piattaforma hardware con una ottima efficienza, che assicura anche l'accelerazione hardware della AI, che viene molto utilizzata da questo particolare smartphone, e integra al suo interno anche un modem Cat 16 con una velocità di 1.2 gigabit al secondo, quindi uno dei modem 4G LTE più veloci attualmente sul mercato. C'è anche il Wi-Fi ABGN AC 2x2 MIMO dual band su questo smartphone. La batteria, come vi avevo già detto, è da 5000 mAh e permette, a detta di Asus, di raggiungere un'autonomia massima di 2 giorni con un uso basso, oppure di 21 ore nella navigazione Wi-Fi. E visto che vi ho parlato della camera, ve la voglio mostrare. Questo è il software. Abbiamo una modalità foto qui al centro con la possibilità di switchare fra la camera principale da 48 megapixel con apertura 1.79 e la camera grandangolare. Qui in alto possiamo abilitare l'HDR Plus, poi abbiamo i consueti controlli e poi possiamo, con l'aiuto del bilanciere del volume, andare a manovrare la flip camera, e quindi senza bisogno di stare a ruotare o spostare lo smartphone possiamo andare ad inquadrare il soggetto. Questa è una delle mie funzioni preferite di questa flip camera motorizzata. Le altre due poi sono legate ad un utilizzo automatizzato di questa funzione. La prima è il panorama, un panorama automatico, e la rotazione della flip camera che va a realizzare il panorama, e l'altra è il tracciamento del movimento. Inquadrate un soggetto, fate partire il video e se il soggetto si sposta, la camera ruota per mantenerlo al centro dell'inquadratura. Abbiamo poi anche time lapse fino a un massimo di 4K, slow motion, la modalità video che raggiunge anche qui 4K 60 frame al secondo sul sensore principale, ritratto, Super Night, una tecnologia di multiframing assiste questa modalità, scatta più foto con diversa esposizione, poi le combina per avere uno scatto veramente con un'ottima qualità in notturna. Sarebbe stato però utile avere la stabilizzazione ottica per questa modalità, e poi c'è la modalità manuale consueta. Con questo Zenfone 6 poi arrivano anche tutta una serie di accessori inclusi in bundle. Questa è una cover con l'apertura, questa finestrella che consente proprio l'apertura della camera flip, e c'è anche una coppia di auricolari Asus Zen Ear Pro che supportano DTS X Ultra e quindi il surround multicanale 7.1 3D in cuffia. È tutto per questa mia preview con lo Zenfone 6, lo smartphone della rottura. Rottura nel senso di cesura, come ho detto all'inizio, di cambiamento rispetto al passato, e spero che si tratti proprio dell'unica rottura che mai riguarderà questo particolare device, sul quale però mantengo qualche riserva in termini di fragilità e di tenuta nel tempo della flip camera.
è già disponibile in vendita con prezzi a partire da 499 euro, quindi il prezzo tradisce un po' alcuni elementi di design che non sono proprio all'altezza, in una versione da 6 più 64 GB per quanto riguarda memoria e storage. La versione top di gamma invece costa 599 euro.